Tra gli assegnatari degli stanziamenti regionali per la sicurezza stradale urbana annunciati in questi giorni c'è anche Castelnuovo di Garfagnana, che ha visto finanziare progetti per oltre 200.000 euro. L'iniziativa regionale ha di fatto finanziato 69 interventi in tutta la Toscana, due dei quali appunto a Castelnuovo. Piena soddisfazione è stata espressa dalla giunta comunale castelnovese guidata da Andrea Tagliasacchi, in quanto i due finanziamenti porteranno bellezza ma soprattutto sicurezza stradale in due luoghi che necessitavano di interventi. Il primo intervento è quello relativo alla strada provinciale 13, all'intersezione tra Viale Pascoli, Via Azzi e Via Fabrizi, nella quale appunto verrà realizzata una rotonda proprio per permettere il deflusso nelle vicinanze del complesso scolastico dell'Istituto Superiore dell'Ipsia e del complesso scolastico delle scuole elementari. Per cui verrà realizzata una rotonda nella zona di Carbonaia, in un incrocio spesso motivo di incertezza tra gli automobilisti circa il rispetto della precedenza. L'altro intervento riguarda il completamento di una strada pedonale che collega il centro al rione di Santa Maria. Il secondo intervento, appunto finanziato dalla Regione, ci permetterà di raccordare sulla strada statale 445 gli interventi già precedentemente realizzati, che sono la realizzazione praticamente dei marciapiedi per la sicurezza dei pedoni, quindi raccordando il tratto fatto intermedio tra due realizzati. Il nuovo tratto da realizzare sarà quindi quello che dal parcheggio porterà al tratto già realizzato che poi conduce in località Santa Maria. Il completamento di questa passerella pedonale è un'opera importante non solo per chi la percorrerà, in quanto va anche a completare un progetto di riqualificazione di quest'area di Castelnuovo che si trova sulla strada regionale in direzione Camporgiano-Vagli.